Sì, lodato Gesù Cristo. Epifania del Signore, 6 gennaio 2014. Epifania, festa dell'adorazione e della donazione. L'Epifania non è soltanto la rivelazione di Gesù Cristo, Redentore di tutta l'umanità, ma è soprattutto la solennità dell'adorazione e della donazione. Il testo del Vangelo di Matteo che oggi ascoltiamo nella liturgia della parola di Dio ci ricorda circa la venuta dei magi alla grotta di Betlemme. Queste le parole. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Tre azioni molto importanti dei re magi davanti al re dei giudei. Prostrazione, adorazione e donazione. Iniziamo dalla prostrazione, che è l'atteggiamento di umile riverenza verso l'autorità morale e spirituale. Gesù è riconosciuto dai sapienti del suo tempo l'autorità morale e spirituale con la quale confrontarsi, in quanto la stella di questa autorità che è Cristo li guida proprio dove egli aspetta ogni persona che vuole incontrarsi sinceramente con lui, libera da ogni condizionamento e da ogni preconcetto. Solo l'umiltà che Cristo bambino e crocifisso ci ha insegnato ci può introdurre in un'autentica relazione spirituale ed intima con il Signore e da questa profonda relazione indirizzarci ad incontrare gli altri nell'amore, nella carità e nella tenerezza del nostro cuore. L'altro termine adorazione è l'altra azione che compiono i magi davanti a Gesù. Si adora la divinità, quella che tale è nella sua natura ed essenza. Gli antichi adorarono gli idoli, Israele si formò un vitello d'oro e lo adorava, mentre Mosè stava a contatto con Dio sul monte Sinai. Da sempre l'uomo si è costruito falsi idoli e li ha coltivati come possibile soluzione dei propri problemi esistenziali. Ancora oggi affascinano gli idoli del successo, del benessere, della carriera, del potere economico, militare, politico e anche religioso. E tanti altri del genere che mettono l'uomo nella condizione di offendere e distruggere gli altri uomini per arrivare a tali scopi. I magi invece adorano il Dio vivente che in quel bambino povero, umile, che giace in una mangiatoia, merita tutta la loro attenzione e la loro preghiera. Il vero re, la vera signoria sta proprio lì, in quell'umile bambino che poi si troverà a distanza di 33 anni davanti a Ponzio Pilato, il quale lo interrogherà chiedendogli se fosse lui il re. E Gesù replicò: certo che lo sono, ma il mio regno dirà non è di questo mondo. I magi davanti al re dei giudei si prostrarono e lo adorarono, lo riconoscono e si accende in loro quel dono della fede che non si accenderà nel cuore e nella mente di Pilato. Due opposti atteggiamenti di adorazione e di riconoscimento o rinnegamento della verità del bambino Gesù e del Dio crocifisso. Donazione, terza parola, terza azione. Quando c'è la bontà nel cuore e c'è l'apertura all'altro, scatta quasi istintivamente il donare qualcosa di se stesso a chi hai di fronte. Qui i magi si trovano di fronte al re dei giudei e quale gesto di riconoscimento dell'identità e della natura vera di Gesù bambino, gli offrono i tre doni: oro, incenso e mirra. Proprio in questi doni c'è tutto uno specifico significato che è possibile attribuire a Gesù bambino, quale figlio di Dio e Redentore dell'umanità. Ma i gesti dei magi non si limitano alle tre azioni menzionate nel Vangelo, ma vanno oltre il pur doveroso atto di omaggio al Redentore. Si fanno guidare dalla stella per giungere a Betlemme. Una volta lì provarono una grandissima gioia, incrociando il volto anche di Maria, la gioia di incontrare Gesù e la gioia di incontrare la sua madre. Ma dovettero però fare i conti con Erode, il re assassino. È la storia di una lotta fra il bene e il male che sempre attanaglia l'esistenza dell'uomo. Gesù ed Erode, due re completamente diversi, i magi, i pastori e la gente umile che si lasciano guidare dalla stella del bene e all'opposto chi non crede a quel re Messia, fino a punto tale da mandarlo a morte, quando ormai la sua fama era diffusa in tutta la regione e Gesù,
con il suo ministero pubblico aveva messo le basi di un altro regno e di un'altra religione, quella che egli stesso aveva originato con la sua parola e la sua rivelazione di un Dio trino ed unico, di un Dio amore, di un Dio misericordia, di un Dio perdono. La visione del profeta Isaia relativa al Messia, diventata realtà con la venuta di Gesù Cristo, fa di queste parole che risuonano nella mente e nel cuore del popolo di Israele un'attesa angosciante e preoccupante, e nello stesso tempo un'attesa gioiosa. Infatti leggiamo nel brano di oggi tratto dal profeta Isaia: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. La sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi, intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati e vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterai e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stole di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro, incenso e proclamando le glorie del Signore. Questo è il testo della prima lettura. Riflettendo sul mistero dell'incarnazione e sulla redenzione operata da Cristo nella sua nascita, vita, passione, morte e risurrezione, San Paolo Apostolo nella sua lettera agli Efesini, parlando della sua vocazione, scrive parole di straordinaria ricchezza spirituale, teologica e pastorale, utili a tutti, anche a noi. Ascoltiamo. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e a essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Ecco, carissimi amici e fedeli, la festa dell'Epifania, che tutte le feste porta via, ma che apre indirettamente su un'altra e più importante festa liturgica della Chiesa Cattolica, la Pasqua di Gesù. Infatti, tutte le genti, nessuna esclusa, sono chiamate in Gesù Cristo a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Tutte le genti, nessuna esclusa. La universalità della salvezza è pubblicizzata attraverso la venuta dei Magi alla grotta di Betlemme, e chi vuole entrare liberamente su questa strada deve fare come i re magi, non passare più per Erode, espressione Erode di morte e di distruzione, del male, del peccato, ma imboccare la strada della fede, la strada della conversione, la strada dell'amore. Questa è la nostra vera Epifania e io vi auguro di farla questa festa nel profondo del vostro cuore. Che Gesù bambino, visitato dai magi, possa visitare il vostro cuore e portare tanta gioia a voi e alle vostre famiglie. Buona festa dell'Epifania.